Benvenuti sullo strano canale. La domenica di Pasqua del 1975 per la famiglia Ruppert comincia con una funzione religiosa e prosegue con la caccia alle uova organizzata per i bambini. Ma nessuno sa che questa giornata così gioiosa si concluderà in un mare di sangue. Hamilton, Ohio, 30 marzo 1975, domenica di Pasqua. Sono le 9:30 di sera quando Jimmy Rappert, 40 anni, chiama la polizia dalla sua abitazione, sita al 635 di Minor Avenue, e con molta calma annuncia che c'è stata una sparatoria. La gente che si reca sul posto non nota nulla di strano all'esterno della casa. Jimmy, l'uomo che ha chiamato il 911, aspetta immobile di fronte alla porta d'ingresso, aperta. Ha lo sguardo spento e non dice nulla. Quando si avvicina, il poliziotto vede due corpi sul pavimento del soggiorno alle spalle di Jimmy e chiama subito la centrale, richiedendo l'intervento di altri colleghi. Poi entra in casa e vede una scena che non dimenticherà mai più. Cinque bambini senza vita giacciono in diversi punti del soggiorno. Il più piccolo, di 4 anni, è riverso ai piedi del divano. In mano ha ancora il suo uovo di Pasqua di cioccolato. La gente avanza, inorridito. Non sa che in cucina lo attende una scena simile a quella del soggiorno. Altri 6 cadaveri occupano lo spazio tra il tavolo e i fornelli, sui quali ci sono ancora le pentole che contengono la cena di quel giorno festivo. Ci sono così tanti morti tra la cucina e la porta d'ingresso che è difficile camminare. L'intera famiglia è stata sterminata da Jimmy in pochi minuti. La lista delle vittime è tanto lunga da far rabbrividire nel profondo. Charity Ruppert, 65 anni, madre di Jimmy. Leonard Ruppert Jr., 42 anni, fratello maggiore di Jimmy. Alma Ruppert, 38 anni, cognata di Jimmy. Poi ci sono gli 8 figli di Leonard e Alma, nonché nipoti di Jimmy. Leonard III, 17 anni. Michael, 16 anni. Thomas, 15 anni. Carol, 13 anni. Anne, 12 anni. David, 11 anni. Teresa, 9 anni. John, 4 anni. Jimmy ha sparato a ciascuno di loro 2 volte, una alla testa e una al petto. Più tardi affermerà di aver portato a termine la carneficina in meno di 5 minuti. Pensate, 11 persone in 5 minuti. Dopo averli uccisi, si è cambiato d'abito e ha atteso qualche ora prima di chiamare la polizia. In un'intervista rilasciata al Cincinnati Post dal pubblico ministero John Holcomb, egli descrive la scena del crimine come, citandolo, un massacro di proporzioni spaventose. Era così terribile che quando sono sceso nel seminterrato mi sono accorto che il sangue stava gocciolando tra le assi del pavimento sopra la mia testa. A tanti anni di distanza, ciò che rimane di quelle macchie nel seminterrato è ancora visibile. Mentre la città è ancora sotto shock, si cerca di capire cosa abbia potuto portare Jimmy a eliminare a colpi di arma da fuoco ogni singolo membro della sua famiglia. Da tutti è sempre stato considerato un tipo taciturno, amante dei libri, tutto sommato gentile quando ci si fermava a scambiare 4 chiacchiere con lui. Al momento della tragedia mancavano 2 settimane al suo 41esimo compleanno. È tanto tempo che non ha un lavoro e vive con la madre. Il fratello Leonard era considerato dalla madre come il figlio meglio riuscito, per così dire. Estroverso, intelligente, carismatico, aveva conseguito una laurea in ingegneria e aveva un lavoro ben pagato. Inoltre aveva sposato Alma che, tra parentesi, era l'ex ragazza di Jimmy. Dalla loro unione erano nati 8 figli. Jimmy, d'altro canto, ha mollato il college dopo 2 anni e non è mai riuscito a tenersi un lavoro molto a lungo.
nel 1973 ha perso quasi tutti i risparmi a causa del crollo del mercato azionario. Arrivato al 1975 è ormai in balia di una profonda depressione che in quell'epoca lontana non viene diagnosticata. Si alza dal letto per due soli motivi: bere e andare in mezzo ai boschi per esercitarsi al tiro a segno con le sue quattro pistole. La sua intera vita è cominciata, diciamo, col piede sbagliato. Passa la maggior parte dell'infanzia in un letto, perennemente malato. La cattiva salute influisce sullo sviluppo psicofisico. Al momento dell'arresto pesa 60 kg per 1,60 m. La madre non perde mai occasione di sottolineare le sue debolezze. Il padre è un genitore manesco che muore quando Jimmy ha 12 anni. Il fratello maggiore Leonard assume il ruolo di capofamiglia. A 16 anni Jimmy cerca di raggiungere il paradiso prima del tempo, ma fallisce. Mentre passano gli anni, la sua psiche distorce il mondo che lo circonda sempre di più, mentre la paranoia cresce e gli presenta la madre e il fratello come due cospiratori che complottano per impedirgli di avere una vita normale. Per esempio, se la sua vecchia Volkswagen ha un guasto, vuol dire che Leonard l'ha manomessa. Se vede madre e fratello che parlano tra loro quando lui è lontano e non può sentirli, la sua mente sa che lo hanno segnalato all'FBI perché è un comunista e un omosessuale. Non usa il telefono di casa perché è convinto che sia tenuto sotto controllo proprio dall'FBI e nemmeno quello del suo bar preferito. Un mese prima di quella sanguinosa domenica di Pasqua, compra apparecchi e munizioni e silenziatori con il denaro che ha chiesto alla madre con la scusa di voler comprare abiti nuovi per un colloquio di lavoro inesistente. Il 29 marzo, il giorno prima del massacro, un testimone lo vede praticare il tiro al bersaglio con alcune lattine vuote vicino al fiume che scorre poco lontano dall'abitazione. Più tardi lo vedono al bar e il gestore lo ascolta lamentarsi della madre che gli ha chiesto di andarsene perché non ha un lavoro ed è stanca di mantenerlo. «Ho intenzione di fare qualcosa al riguardo. Devo risolvere il problema», dice Jimmy. Il barista immagina stia parlando della questione lavoro, ma no, non è quello che Jimmy ha in mente. Se ne va attorno alle 11 per poi tornare più tardi, sempre con quello sguardo perso nei suoi tetri pensieri. Continua a bere fino alle 2:30 di notte, orario di chiusura. Il giorno dopo la madre va a messa. Nel pomeriggio il fratello Leonard, la moglie e gli otto figli arrivano in città per trascorrere la Pasqua con la madre. Jimmy, come sempre, rimane chiuso in camera sua e non scende nemmeno per salutarli. Sente i bambini che corrono e ridono in giardino, intenti a cercare le uova decorate nascoste dagli adulti, come da tradizione. Alle 4:30 finisce la caccia alle uova e la madre di Jimmy comincia i preparativi per la cena. Alle 5 Jimmy scende al piano di sotto. Saluta il fratello e questi ricambia e chiede: «Come va la tua Volkswagen?» Una domanda innocente da parte di un fratello premuroso, nonostante tutto, che vuole semplicemente assicurarsi che il mezzo sia funzionante. La paranoia di Jimmy interpreta la domanda in modo molto diverso. Leonard si sta facendo beffe di lui, dopo aver manomesso ancora una volta la sua auto di nascosto. Jimmy si volta e torna in camera sua. Scende un'ora dopo, armato di tre pistole che ha infilato nella cinta dei pantaloni e un fucile. Imbraccia quest'ultimo, entra in cucina e spara al fratello, poi ad Alma, poi alla madre. In cucina ci sono anche Michael, Thomas e Carol, che cadono a terra uno dopo l'altro. Jimmy appoggia il fucile al frigo, afferra una delle pistole e va in soggiorno. Uno dei nipoti più grandi, che porta il nome del padre, cerca di fermarlo, ma senza successo. Jimmy procede a sparare ai quattro nipoti rimasti, Anne, David, Teresa e John, che non riescono a fuggire, troppo piccoli e terrorizzati. Adesso ogni membro della sua famiglia è a terra, già morto o agonizzante. Jimmy li passa in rassegna a tutti quanti, sparando un ulteriore colpo a ciascuno per essere certo che siano morti. Si siede sul divano e rimane lì per ore,
circondato dai cadaveri, mentre il sangue inonda i pavimenti e filtra tra le assi, gocciolando nel seminterrato. L'unico oggetto fuori posto a segnalare il trambusto appena accaduto è un cestino della carta straccia che si è rovesciato. Infine, Jimmy si alza, chiama la polizia e attende come una statua davanti alla porta d'ingresso che conduce a visioni mostruose. Follia? Senz'altro. Per la difesa è un caso da manuale di infermità mentale. Per l'accusa, invece, Jimmy, seppur affetto da un disturbo psichico, sapeva quel che faceva e ha pianificato la mattanza con largo anticipo, come dimostra l'acquisto di proiettili e silenziatori un mese prima dei fatti. È un omicidio premeditato, probabilmente con lo scopo di incassare l'assicurazione sulla vita della madre e del fratello ed ereditare tutti i loro beni. Il primo processo finisce per essere annullato. Al secondo processo, Jimmy si dichiara colpevole con l'attenuante dell'infermità mentale. Non gli serve a molto, perché viene giudicato colpevole degli 11 omicidi e condannato all'ergastolo. I suoi avvocati presentano un appello e si arriva a un terzo processo, durante il quale sia lo psichiatra dell'accusa che della difesa si concentrano maggiormente sullo stato mentale dell'imputato al momento degli omicidi. Nel 1982, a fine processo, viene giudicato colpevole di soli 2 omicidi di primo grado, quelli della madre e del fratello, per i quali viene condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna vittima, da scontare consecutivamente. La pena capitale è stata sospesa negli Stati Uniti dal 1972 al 1976 a seguito della decisione della Corte Suprema. Visto che i delitti sono avvenuti nel 1975, non può essere condannato alla pena di morte. Per quanto riguarda gli altri 9 omicidi, viene giudicato non colpevole a causa dell'infermità mentale. Jimmy muore in carcere il 4 giugno 2022, a 88 anni, per cause naturali. Siamo arrivati al termine di questo caso che ha dell'incredibile e che sembra uscito da un romanzo di guerra, visto il numero di persone ammazzate a sangue freddo con armi da fuoco in pochi minuti. La mappa tremenda della casa che riporta le sagome delle vittime colpisce allo stomaco. Ogni sagoma racchiude la vita di una persona che è stata spazzata via come se niente fosse, colpita con la stessa leggerezza con cui si spara a una lattina vuota. E questa era la storia di cui ho voluto parlarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!